Sergio Bonaldi e Cecilia Pedroni sulla Marathon, Paolo Poli e Laura Tiraboschi nella prova Sky. Queste le firme 2021 della MAGA, la superclassica aerobica dell'Alta Val Serina, che dopo un anno di stop causa Covid è tornata alla grandissima con oltre 350 concorrenti ai nastri di partenza. Ripagata dai numeri, la passione dello staff è coordinato da Davide Scolari, un evento esaltato dall'alto tasso tecnico dei partecipanti che si sono sfidati sui due percorsi disegnati sulle pendici di Menna, Arera, Grem e Alben, le quattro da cui prende il nome la gara. Nella sfida principe, 4 ore 46 minuti e 18 secondi, il crono fatto registrare da Sergio Bonaldi, che ha difeso lo scettro dagli assalti di Luca Arrigoni e Mattia Tanara, rispettivamente secondo e terzo classificato. Io sono soddisfatto di questa mia prima esperienza sulla distanza lunga, 39 chilometri. Non avevo mai partecipato a una gara così impegnativa e devo dire che c'è ancora più soddisfazione nell'essere riuscito a vincere la gara di casa su questa distanza, perché rispetto a altre gare di 20 km al confronto ci sono tante differenze. Non pensavo, e strada facendo mi sono reso conto che il fisico è messo veramente alla prova. Ho gestito bene la gara, magari cercando di fare più attenzione nei tratti in discesa e attaccando in salita, che magari mi sento, stando in condizione, era il punto migliore per poter guadagnare qualcosa sui miei rivali, quindi giornata perfetta per me e vedremo per il prossimo periodo. Al femminile, senza rivali, Cecilia Pedroni, per lei tempo finale di 6 ore 8 minuti e 13, argento di giornata per Paola Gelpi, bronzo per Chiara Galli. Allora, quest'anno ero ansiosa di fare questa corsa perché la MAGA l'ho fatta già un paio di volte, ho fatto due volte appunto la 50 km, chiamata al mostro, che era veramente un mostro. E dopo purtroppo l'anno del lockdown, in cui ci siamo dovuti volenti o nolenti fermare, avevo proprio voglia di ripercorrere questi sentieri. E appunto quest'anno mi trovavo a scegliere tra la 24 e la 39, ho scelto di fare la classica Sky Marathon. Sono felicissima di averla fatta perché il percorso comunque è bellissimo, un po' meno duro rispetto alla 50 al mostro, però è altrettanto tecnico e altrettanto faticoso.